We are here with Diego Fusaro, a young philosopher, a scholar of Marx and Gentile. And he's going to tell us today about Giovanni Gentile. Giovanni Gentile è indubbiamente il più grande filosofo italiano del Novecento. So Giovanni Gentile is, without any doubt, the greatest Italian philosopher of the 20th century. Giovanni Gentile sta al Novecento filosofico italiano come Hegel sta all'Ottocento filosofico tedesco. Giovanni Gentile is in the same relation to the Italian philosophical 20th century as Hegel is for the German philosophical 19th century. Come dopo Hegel in Germania tutta la filosofia si orientò prendendo posizione a favore o contro Hegel, ma sempre in riferimento a lui, così avvenne in Italia con Gentile nel Novecento. So, like for Hegel, all of German philosophy after him configured itself in favor of or against Hegel, but still always in reference to Hegel. So after Gentile, Italian philosophy has taken position either for or against him, but still always in relation to him. Cioè, Gentile, proprio come Hegel nell'Ottocento, costituisce un punto di riferimento costante, sia positivo sia polemico, per tutta la filosofia che viene dopo di lui. As you say, Gentile, exactly like Hegel, is a constant point of reference, either positive or oppositional, but still constant. Potremmo anche dire che proprio come dopo Hegel la filosofia si divise in una destra e in una sinistra hegeliane, così dopo Gentile la filosofia italiana si divise in una destra e in una sinistra attualistiche, cioè gentiliane, essendo l'attualismo la filosofia di Gentile. So we could say that as for after Hegel philosophy divided itself between a left and a right Hegelian philosophy. So after Gentile, philosophy in Italy has divided itself between a right and a left actualist philosophy, where the term actualist comes from Gentile's theory of actualism. Proprio come dopo Hegel, la sinistra hegeliana darà luogo a visioni comuniste, e il più grande pensatore della sinistra hegeliana sarà Marx, qualcosa di analogo avviene per la sinistra gentiliana. So, like after Hegel, the Hegelian left gave origin to the greatest thinker in the Hegelian left, that is Marx. Something analogous has happened with the left resulting from Gentile. Il più grande prodotto della sinistra attualistica in Italia è sicuramente la filosofia della praxis di Antonio Gramsci. The greatest product of actualist left in Italy is without a doubt the philosophy of praxis of Antonio Gramsci. Antonio Gramsci sta all'attualismo di Giovanni Gentile come Marx sta all'idealismo di Hegel. So Antonio Gramsci is in the same relation to Gentile's actualism as is Marx to Hegel's idealism. Proprio come Marx vuole continuamente superare Hegel e insieme resta permanentemente sul terreno dell'hegelismo, così Gramsci nei Quaderni del carcere continuamente vuole superare Giovanni Gentile, ma resta sempre nel terreno dell'attualismo gentiliano. So exactly as Marx wants constantly to go beyond Hegel, and in so doing remains always bound to Hegelian's categories, so Gramsci in his notebooks from prison wants constantly to go beyond Gentile, but remains always bound within Gentile's theory. Si può dunque davvero dire che tutto il Novecento filosofico italiano sia dipendente da Gentile. So one can really say that all of Italian philosophical 20th century
is totally dependent on Gentile. Lo stesso Benedetto Croce, in verità, non produsse mai grandi allievi filosofi, li produsse invece nella politica, nella storia, nella letteratura, ma non nella filosofia. Benedetto Croce himself never produced great disciples in philosophy, but rather in history, in politics, in other disciplines, not in philosophy. Vi è però un difficile problema legato alla possibilità di ereditare il discorso di Gentile, e questo dipende dalla sua relazione con il fascismo italiano. There is, however, a great problem regarding the possibility to inherit Gentile speculation, and this consists in the fact of his affiliation to Italian fascism. Come sappiamo, Gentile non soltanto aderì al fascismo, ma rivestì un ruolo di primo piano come ministro della cultura all'interno del regime mussoliniano. As it is very well known, Gentile not only fully adhered to fascism, but he took also a very important position within Mussolini's regime, that is, he has been the minister of culture. Occorre dunque domandarsi seriamente se la filosofia di Gentile in quanto tale porti necessariamente al fascismo, o se invece tra fascismo e filosofia di Gentile non vi siano rapporti, o ancora se la filosofia di Gentile possa essere ripresa a prescindere dal fascismo. So we have to seriously wonder whether Gentile's philosophy by necessity leads to fascism, or whether between his philosophy and fascism there are no substantial links, or whether we can inherit his philosophy disposing of the possible fascist elements. Su questo tema sono state date interpretazioni molto diverse. About this theme, different interpretations have been given. Ad esempio, un interprete come Gennaro Sasso ha sostenuto che non vi è alcuna relazione fra la filosofia di Gentile, l'attualismo, e il fascismo in quanto tale. For example, an exegete as Gennaro Sasso sustains that there is no substantial link between Gentile's philosophy, namely actualism, and fascism. Per Gennaro Sasso, Gentile aderisce al fascismo a prescindere dalla propria visione filosofica. According to Gennaro Sasso, Gentile adheres to fascism without taking into account his own philosophical vision. Un altro interprete autorevole, Augusto Del Noce, sostiene invece che la filosofia di Gentile, l'attualismo, è in quanto tale filosofia del fascismo. Another quite authoritative exegete, namely Augusto Del Noce, sustains instead that Gentile's philosophy, actualism, is basically fascism. Non si può quindi risolvere la questione così complessa semplicemente sulla base delle interpretazioni diverse che sono state date. So such a complex question cannot be solved just basing ourselves on the various interpretations that have been given. La mia personale interpretazione è che la filosofia di Gentile può essere letta, certo, senza trascurare diciamo così, la responsabilità dell'adesione al fascismo, ma senza schiacciarla unicamente su questo fatto. My personal view is that Gentile's philosophy can be read, of course, not casting aside its connection with fascism, but at the same time not flattening it up over against fascism. Questa mia tesi sembra suffragata da due aspetti degni di nota. This thesis of mine seems to be supported by two aspects that are worth noticing.
In primo luogo, Giovanni Gentile è sempre stato mal visto all'interno del regime fascista. So first of all, Giovanni Gentile has always been has never been really welcomed within fascist system. Quando Mussolini nel 1923 proclamò la riforma della scuola di Gentile come la più fascista delle riforme, lo fece per proteggerlo dalle accuse che gli altri ambienti del fascismo gli muovevano. So when Mussolini in 1923 declared Gentile's school reformation as the most fascist of all possible reformations, did so in order to protect Gentile from the various accusations that came from several corners of the fascist party. Lo studioso Luciano Canfora ha addirittura sostenuto che a uccidere barbaramente Gentile non sono stati i partigiani, come solitamente si ritiene, ma fu un regolamento di conti interno allo stesso fascismo nella Repubblica di Salò. The historian Luciano Canfora has even proposed, has even put forth the idea that to kill in that barbaric way Giovanni Gentile have not been the partisans, as it is usually believed, but people within the fascist party, within the Republic of Salò, who were eager to, so to say, regulate certain deals within the fascist party itself. Il secondo motivo che mi induce a ritenere che la filosofia di Gentile non possa essere tout court risolta nel fascismo è il seguente. The second reason that brings me to say that Gentile's philosophy cannot be simply resolved within fascism is the following one. È cioè la ragione per cui se la filosofia di Gentile fosse in quanto tale fascista, non si spiegherebbe perché dalla sua filosofia sia nata la filosofia della praxis del comunista Antonio Gramsci. That is to say, if Gentile's philosophy is essentially fascist, then how do we explain the fact that out of it came the philosophy of praxis of the communist Gramsci? Veniamo però ora ai tratti fondamentali della filosofia di Gentile, la filosofia dell'attualismo. Now let's go to the main and fundamental traits of Gentile's philosophy, that is to say of actualism. Gentile comincia a maturare la propria visione attualistica discutendo della filosofia di Marx nel 1899. Gentile starts maturing his own philosophical vision while discussing about the philosophy of Marx in 1899. Gentile pubblica infatti in quell'anno due studi raccolti sotto il titolo La filosofia di Marx. For Gentile publishes exactly in that year two studies under the title of The Philosophy of Marx. Lo stesso Lenin dirà che è il più bel testo su Marx uscito dalla penna di un non marxista. Lenin himself will say that that was the most beautiful text on Marx ever produced by someone who was not a Marxist. Discutendo di Marx in quel testo, Gentile scopre che il fondamento della filosofia di Marx è la categoria di praxis. Discussing the text, Gentile discovers that the foundation of Marx's theory is the concept of praxis. Nella lettura di Gentile, la categoria di praxis in Marx, così come viene formulata nelle 11 tesi di Feuerbach, è il fondamento di una nuova visione filosofica. So, in Gentile's reading of Marx, the category of praxis, as it is sketched out in the 11th thesis on Feuerbach, is the foundation of a new philosophical vision. Per questo Gentile assume le 11 tesi su Feuerbach, che peraltro lui per la prima volta traduce in italiano, come fondamento della filosofia di Marx. For this reason, Gentile sees in the 11th thesis on Feuerbach
which by the way he was the first one to translate into Italian. So he sees them as the foundation of Marx's philosophy. Gentile, ragionando su Marx, scopre che per Marx tutto è prassi, che cioè la realtà è sempre l'esito di un porre pratico soggettivo. So reflecting on Marx, Gentile discovers that for Marx everything is praxis, that is to say, the result of an action, a subjective action that poses reality. Marx, per Gentile, mette a tema, tramite la praxis, l'unità di soggetto e oggetto come risultato della praxis. So, Marx, according to Gentile, thematizes the unity of subject and object as a result of praxis. Vi è qui, dal mio punto di vista, la fondazione di quello che sarà il nucleo dell'attualismo di Gentile, quale verrà elaborato negli anni immediatamente successivi. There is here, in my opinion, the formation of the core of Gentile's thought, as it will then unfold in the following years. Infatti, Gentile elaborerà l'attualismo come riforma della dialettica hegeliana, riforma che avverrà esattamente insistendo sulla categoria di azione, di atto in atto. For Gentile will define actualism as a reformation of Hegelian dialectics, a reformation that will underline the category of praxis as the category of action, that is to say, the action acting. Gentile sempre si riconoscerà come hegeliano, ma proporrà di riformare la dialettica di Hegel epurandola dagli aspetti contraddittori che in Hegel essa ancora conserva. So Gentile will always recognize himself to be a Hegelian, but he would propose to purify Hegel's dialectics of all those aspects that he thinks are contradictory and that remain in Hegel's dialectics. Il grande merito di Hegel è di aver colto per Gentile l'unità di soggetto e oggetto, l'unità di essere e pensare. The great merit of Hegel, according to Gentile, is that to have grasped the unity between subject and object, that is to say, the unity of being and thinking. Il limite di Hegel, però, sta nell'aver concepito tale unità di oggetto e soggetto, di essere e di pensiero, come unità già raggiunta, come unità statica in qualche modo. But the limit of Hegel is in the fact, according to Gentile, that he has grasped this unity of subject and object, of being and thinking, as a static unity that has been reached once and for all. Per Gentile, invece, che apprende quest'idea studiando Marx, tutto esiste sempre e solo nell'atto in atto del pensiero pensante. For Gentile, instead, that takes this idea from Marx, everything exists solely in the act in action of the thinking acting. Vi è certo l'unità di pensiero ed essere, ma tale unità esiste non come unità già raggiunta, ma come unità del pensare in atto. There is, of course, the unity of thinking and being, but such unity does not stand as an already reached reality, but rather as the unfolding of the action of thinking. Gentile, cioè, rilegge e riforma Hegel insistendo moltissimo sulla categoria del divenire. That is to say, Gentile rereads and reforms Hegel starting from the category of becoming. Lo spirito, la vita dello spirito, è essenzialmente divenire,
atto in atto che non si riposa mai. The spirit, the life of spirit is essentially a becoming, that is to say, an act that never finds a rest. In un'altra opera di Gentile, non nella riforma della dialettica hegeliana, ma nella teoria generale dello spirito come atto puro, Gentile tematizza questo in modo efficace. In another work of Gentile, not in the reformation of Hegelian dialectics, but in the general theory of spirit as pure act, Gentile formulates this in an exemplar way. Lo fa riformulando la nota tesi di Giambattista Vico, per cui verum et factum convertuntur, la verità e il fatto sono interscambiabili, e lo trasforma in verum et fieri convertuntur. La verità e il divenire sono coincidenti, interscambiabili. He does so by rephrasing a definition of Giambattista Vico, that is to say, verum et factum convertuntur, that is, what is true and fact are interchangeable. He recasts this definition by saying, verum et fieri convertuntur, that is to say, what is true and becoming are interchangeable. Riformando la dialettica di Hegel, Gentile ritiene di aver superato sia il materialismo sia lo spiritualismo. Reforming Hegel's dialectics, Gentile thinks to have at once overcome both materialism and spiritualism. Sembrano apparentemente opposti materialismo e spiritualismo, ma in realtà sono accomunati dal fatto che condividono la ipostatizzazione, cioè la trasformazione in sostanza, della materia per il materialismo e dello spirito per lo spiritualismo. These two things seem to be opposed to each other, materialism and spiritualism, but in reality they are the same in that they hypostatize, that is to say, look at a substance, in the case of materialism, matter, in the case of spiritualism, spirit. Lo stesso Hegel ha finito, secondo Gentile, per trasformare in sostanza, per ipostatizzare lo spirito come qualcosa di già compiuto e non in fieri. So Hegel himself, according to Gentile, ended up hypostatizing, that is to say, reducing to a substance, spirit itself, denying the becoming of spirit. Per Gentile, al contrario, non vi è né materialismo né spiritualismo, vi è sempre solo l'atto in atto del pensare che pone l'oggetto e già da sempre lo supera nella sua attività, riconoscendolo come posto dallo spirito stesso. For Gentile, instead, there is no substance, but only the acting act of thought that poses the object, and once it has posed it, it overcomes it, recognizing it as posed by the subject. Ogni realtà, per l'idealismo di Gentile, esiste sempre come pensato. Any reality and every reality for Gentile's idealism exists only and always as having been thought. Ma il fatto che il reale esista sempre come pensato implica che vi sia un pensare in atto che lo ponga come pensato. But the fact that reality exists only and always as having been thought means that there is a thought that has posed it. Ciò significa che le filosofie realistiche che pensano l'indipendenza della realtà oggettiva e dunque del pensato rispetto al pensare compiono un errore fondamentale. This means that all the realistic philosophies that think reality as independent of the action of thinking make a fundamental mistake. L'errore consiste nel presupporre al pensare il pensato, come se il pensato potesse esistere senza il pensare in atto. The mistake consists in presupposing
the what has been thought as independent and coming before the action of thinking. Nelle opere che ho già citato, ma anche nel fondamentale sistema di logica come teoria del conoscere, Gentile riprende e sviluppa queste idee. In the works that I've already referred to, but also in the system of logic as a theory of knowledge, Gentile develops these ideas. Per Gentile si dividono le filosofie nelle filosofie del logo astratto e nelle filosofie del logo concreto. For Gentile, philosophies can be divided between philosophies of abstract logos and philosophies of concrete logos. Ovvero, Gentile, così nella riforma della dialettica hegeliana, distingue fra le filosofie della dialettica del pensato e le filosofie della dialettica del pensare. In the same way, Gentile, in the reformation of Hegel's dialectics, distinguishes philosophies between philosophies of what has been thought and philosophies of the act of thinking. In particolare, da Platone fino a Hegel compreso, la dialettica resta per Gentile dialettica del pensato, del logo astratto in un certo senso. In particular, according to Gentile, from Plato to Hegel, philosophy is essentially philosophy of what has been thought, that is to say, philosophy of the abstract logos. Queste filosofie, non importa se spiritualistiche o materialistiche, pensano sempre il mondo come qualcosa di già fatto, qualcosa di preesistente o di già esistente perché pensato. These philosophers think of the world, no matter if they're materialistic or spiritualistic, they think of the world as something that has already been thought and as such is already given, has been already made. La dialettica del pensare, di Gentile, o anche filosofia del logo concreto, pensa che il mondo non preesista rispetto al pensare in atto. But the dialectics of the action of the act of thinking, that is to say concrete logos, thinks that the world is in that it is being thought. Il reale esiste sempre come atto in atto del pensiero, che lo pone come opposto a sé e poi lo riconosce come proprio posto per poi risolvere questa dualità nell'atto in atto del pensiero. Reality exists always as the act in act of thinking, which poses reality as an object external to itself, and then recognizes it as its own product, and solves this this dialectical relation in the act of thinking. Il pensiero in atto, l'io, deve negare se stesso facendosi non io, dice Gentile. The thinking, the action of thinking must deny itself in the object to then recognize itself again, Gentile says. La vita dello spirito come atto in atto consiste esattamente in un processo con cui lo spirito sempre si nega facendosi non io, facendosi pensato, e poi riconosce questa opposizione come prodotta da sé e la supera. So the life of spirit, according to Gentile, consists always in this moment whereby the act of thinking, the spirit, denies itself by posing itself as an external object and then recognizes this opposition and resolves it in the act of
thinking. Nel sistema di logica come teoria del conoscere, Gentile spiega questa dialettica tra pensare e pensato tramite un'immagine efficace. In the system of logic as a theory of knowledge, Gentile explains this dialectic between having been thought and thinking with a quite fitting image. Lo spirito, come pensare in atto, è come il fuoco che brucia e che per poter bruciare continuamente necessita di carburante. The spirit as thought in as thinking in action, in order to go ahead, is like fire that needs being fed to keep burning. Per questa ragione, l'io deve sempre farsi non io, negarsi per poi negare la propria negazione. For this reason, the I must always produce a non-I, that is to say, must always deny itself, deny itself to then deny its own negation. La proposizione di identità io uguale io viene da Gentile letta come io devo diventare io. The proposition of identity I is equal to I becomes for Gentile the proposition I must become I. Ciò significa che l'identità dell'io con se stesso non è qualcosa di dato, ma è qualcosa che deve essere raggiunto come sforzo, come esito di un'attività pratica. That means that the identity of the I with itself, for Gentile, is not something already given, but must be reached through an effort performed through activity. L'io è identico a se stesso nella misura in cui si nega e nega la propria negazione, cioè appunto come identità in atto che sta nel movimento, nel divenire. So, the I is identical to itself in the measure in which it denies itself and then denies its own negation and hence is a movement. L'attualismo di Gentile ha dunque una forte componente morale, un forte sforzo di realizzare nella storia la ragione umana tramite lo sforzo. So, Gentile's actualism has in itself a strong moral component in that it sees human action realized in history through a moral effort. Si potrebbe anzi dire che proprio per questo la riforma gentiliana di Hegel è una riforma fichtiana, in cui ritorna l'idealismo soggettivo come sforzo volto a trasformare l'oggetto da parte del soggetto. One could say that in this sense Gentile's reformation of Hegel's dialectics is in reality a reformation typical of Fichte, in which the absolute subject has to, through a struggle, pose what denies itself to then overcome it. Solo la filosofia, che per Gentile è la forma più alta di sapere, può cogliere l'identità in atto di soggetto e oggetto. Only philosophy that, according to Gentile, is the highest form of knowledge can grasp the acting identity of subject and object. Le altre forme dello spirito, pur legittime e fondamentali, come l'arte e la religione, non riescono a cogliere fino in fondo questa identità. So the other forms of spirit, like religion or art, cannot grasp this identity. L'arte, ad esempio, che Gentile studia nel suo ottimo testo La filosofia dell'arte, resta ferma al momento soggettivo. Art, for example, which Gentile studies in his text The Philosophy of Art, is stuck at the subjective moment. Nell'arte l'artista brucia tutto nel momento soggettivo, vede il mondo come propria pura proiezione soggettiva. In art, the artist burns everything at the subjective moment because
he sees everything, all the world, as just his subjective projection. La religione, dal canto suo, è il predominio del momento oggettivo per Gentile. Religion, on the other hand, is the predominance, according to Gentile, of the objective moment. Nella religione il soggetto si perde e proietta tutto nell'oggetto, Dio, divinizzando l'oggetto stesso come presenza indipendente rispetto al soggetto. In religion the subject loses itself by projecting everything on the object and seeing this object, God, as independent from itself. Vi è da questo punto di vista, per Gentile, una curiosa analogia fra la religione e la scienza, di cui Gentile è, come Benedetto Croce, un critico radicale. There is, from this point of view, according to Gentile, an interesting convergence between religion and science, of which, of science, Gentile, like Croce, is a fierce opponent. Sia l'arte, sia la religione, sia la scienza danno la preminenza assoluta all'oggetto, Dio per la religione, il fatto naturale per lo scienziato. So both religion and science give an absolute prominence to the object, God for religion and the natural fact for the scientist. È interessante riflettere anche sulla vocazione politica dell'attualismo. It is also interesting to reflect on the political vocation of actualism. In un importante saggio del 1918, Politica e filosofia, Gentile mette a tema l'identità fra filosofia e politica. In an interesting essay of 1918, Politics and Philosophy, Gentile underlines the identity between politics and philosophy. In quel testo, Gentile sottolinea che soltanto due filosofie nella storia hanno saputo cogliere l'identità fra filosofia e politica, cioè tematizzare una filosofia che, pensando l'oggetto come posto dal soggetto, è per ciò stesso anche una politica. In the text, Gentile stresses the fact that in history only two philosophies have been able to underline the identity between politics and philosophy, that is to say, produce a philosophy that thinking the object as posed by the subject is also able to thematize philosophy as politics. Queste due filosofie sono la filosofia di Marx e l'attualismo di Gentile stesso. These two philosophies are, on the one hand, Marx's philosophy and Gentile's actualism. È interessante, tra parentesi, notare che anche Gramsci nei quaderni predicherà l'identità fra filosofia e politica, riprendendo inconsapevolmente le tesi di Gentile. It is interesting to notice that also Gramsci in his notebooks will speak again of the identity between philosophy and politics, this way taking up again, even though unconsciously, Gentile's theories. Le teorie politiche di Gentile si trovano anche in un importante saggio su Hegel e lo Stato, in molti altri articoli, ma soprattutto nell'ultima opera di Gentile, il suo testamento spirituale. Gentile's political theories can be found in his text on Hegel and the state, in many articles, but above all in his last work that can be looked at as his spiritual testament. Quest'ultima opera di Gentile si intitola Genesi e struttura della società. This last work of Gentile is entitled Genesis and Structure of Society. In quest'opera Gentile si richiama allo stato etico di Hegel che egli vede realizzato non correttamente, tuttavia, si bisogna dire,
nello stato fascista italiano. In this work, Gentile refers to Hegel's ethical state, which he sees realized, even though imperfectly, in the Italian fascist state. Riprendendo Hegel e la teoria dell'eticità, Gentile propone una forte limitazione dell'economia da parte della politica. Referring again to Hegel and to his concept of ethics, he sees, together with Hegel, the necessity for the state to limit the power of economy. Sempre in Genesi e struttura della società, Gentile prende posizione contro l'individualismo egoistico che è cifra del materialismo e del logo astratto. And still in the same work, Gentile takes position against egotistical individualism that is and it is nothing else but a clue, but a sign of abstract logos. Richiamandosi a Hegel, Gentile tematizza in Genesi e struttura della società l'idea di società trascendentale, l'idea di un comunitarismo necessario per l'uomo. So, referring to Hegel in the same work, Gentile talks about a necessary communitarism. Parla espressamente di società trascendentale, per sottolineare il fatto che nel concetto stesso di io è racchiuso il rapporto intersoggettivo. He talks explicitly of transcendental society to stress the fact that in the very concept of I is already contained the concept of relation with other I. Oltre che a Hegel, in Genesi e struttura della società, Gentile si richiama, sia pur senza farne il nome, alle teorie di Marx sul lavoro. Beyond Hegel, in Genesi e struttura della società, Gentile refers, even though it doesn't do so openly, to Marx's theory of work. In particolare, Gentile tematizza l'idea di un umanesimo del lavoro che viene dopo l'umanesimo del pensiero. Particularly, Gentile thematizes the idea of a humanism of work that comes after the humanism of thought. Umanesimo del lavoro, per Gentile, significa che verrà la civiltà del lavoratore che con la sua opera modifica il mondo e lo trasforma per renderlo sempre più umano. Humanism of work means for Gentile that there will come a civilization of work in which the worker modifies reality to make it more and more human. Di Giovanni Gentile sono molto importanti anche i contributi nel campo della pedagogia. Giovanni Gentile has also given great contributions into the field of pedagogy. Nella pedagogia, Gentile tematizza il processo educativo come processo in cui allievo e maestro formano un'unità in cui si svolge il processo e il maestro stesso si forma insegnando e l'alunno si forma apprendendo. In his reflections on pedagogy, Gentile envisages pedagogy as a phenomenon whereby both teacher and disciple are in a process in which the teacher evolves and learns by teaching, and the disciple evolves and learns by being taught. Sono molto importanti anche le teorie di Giovanni Gentile a proposito della storia italiana. Very important are also his theories with regards to Italian history. Giovanni Gentile, proprio come Benedetto Croce e Antonio Gramsci, ha provato a pensare la storia dell'Italia. Giovanni Gentile, like Croce and Gramsci, has attempted at thinking the history of Italy. In particolare, Gentile vede il compimento del risorgimento italiano nel fascismo. In particolare, Gentile sees the accomplishment of Italian Risorgimento in fascismo. Gramsci, dal canto suo, vedrà nel fascismo come rivoluzione passiva la negazione del risorgimento.
Santo e dirà che sarà il comunismo a portare a compimento il risorgimento stesso. Gramsci instead will see in fascism, which he considers an example of passive revolution, the negation of the ideals of risorgimento, which will be accomplished instead, according to Gramsci, in communism. Per tutte queste ragioni e per molte altre, Giovanni Gentile può con diritto essere considerato il padre filosofico del Novecento italiano. For all these reasons and for many others, Giovanni Gentile can be rightly considered the philosophical father of Italian 20th century. Egli ci lascia in consegna una grande eredità filosofica che dobbiamo accogliere a prescindere dall'adesione di Gentile al fascismo. He leaves to us a great and important philosophical inheritance that we have to take over with going beyond its relation to fascism. Voglio concludere con una bella citazione di Gentile tratta dal suo sistema di logica come teoria del conoscere. I want to end this up with a beautiful quote from Gentile taken from his system of logic as a theory of knowledge. Dice Gentile in quest'opera: il mondo sempre è quale noi lo facciamo. In this work Gentile says: the world is always what we make of it.